Oggi vediamo un'altra arma del modpack Wonderlands Redux per Tiny Tina's Wonderlands, la pistola Phantasm Curse, che è una pistola molto molto carina, il cui effetto è simile a quello del reflexo del Brainstormer in Borderlands 3, solo magari un pochino inferiore, ma comunque molto forte. Quello che fa è semplice: quando andate a colpire un nemico con questa pistola, ci sarà una certa percentuale di andare a collegare quel nemico a un altro con un fascio di energia che andrà a applicare l'effetto di stato anche all'altro. Questa pistola può essere soltanto, che io sappia, energia oscura. Non l'ho trovata di altri elementi. Se l'avete trovata di altri elementi, allora può essere anche di altri. E è quindi molto molto forte perché vi permette non solo di curarvi, almeno nell'elemento energia oscura, ma vedete, se è applicato l'effetto, va ad applicarlo a tutti i nemici intorno, andando quindi a curarvi molto di più, perché ci sono molti più nemici allo stesso tempo che hanno l'energia oscura addosso. Inoltre il danno non è malaccio, ed essendo una classica pistola DAL, non è malaccio neanche da utilizzare, il feeling è abbastanza buono. Ora, è un'arma che utilizzerei in endgame? Sì, perché no? Può essere un ottimo modo di curarsi, specie in mezzo ai gruppi di nemici. La possibilità che si vada a trasferire l'effetto, vedete, è abbastanza bassina, non è garantita come reflexo Brainstormer, ma comunque è presente ed è forte, quindi io in generale ve la consiglio. Se non sapete dove tenerla, la potete trovare qui sulla scheda dell'arma, la troverete da Oculus, che potrete andare a trovare all'obelisco che si trova all'oasi Zana Solare. Non è difficile da ottenere, in tre tentativi l'ho ottenuta quando l'abbiamo farmata durante la mia serie, per cui facile anche da ottenere.